Ecco, il 4 credo che sia un vino a cui è difficile rimproverare il carattere, no? Sentite il naso particolarmente intenso, è un vino caldo o un vino freddo? È un vino caldissimo, sentite quanta energia, quanta profondità ha. Frutta, matura, quasi tropicale, molto intensa, ma soprattutto altra roba. Sentite queste note cupe, quasi... Eccomi. Pasta di melica tradotto sarebbe pasta di mandorle, ovvero sia come si chiama? Pasta di melica, pasta di mais, non è il come si chiama il dolce siciliano? No, pasta di piemontese. Non è formaggio. Sì, il marzapane. Non è il marzapane. No. Pasta di equivoco alimentare. Equivoco alimentare. Vino che sentite ha una sapidità, una persistenza fuori scala. Come vi dicevo, quindi bisognava cercare in una minore concentrazione del vino fermo questa stessa sapidità e questa stessa evoluzione di aromi. Quindi evidentemente qui stiamo a sud, siamo su un vino particolarmente caratteriale in cui sentite l'acidità ancora è intensa, è spiccata, ma è dolce, è matura, come deve essere appunto da un vino ben caratterizzato dell'Italia meridionale. Quindi evidentemente abbiamo un Asprigno d'Aversa che molti di voi abbiano attribuito a quale altro vino fermo? Al Durello, oppure ancora di più al primo, al Verdicchio, che altrettanto ha, e questo era prevedibile perché ha queste stesse note di frutta molto matura, di maturazione spinta, di intensità e di struttura, di pienezza, che invece sono dovute, come abbiamo detto, alla vendemmia un po' tardiva e al tocco di tutti.